sempre il 31 luglio del 1964, quando Padre Pio torna in bilocazione a visitare Teresa Musco nella casa di Caiazzo dopo tanto tempo e la invita a non disperare mai della forza e della vicinanza che il Signore dona a chi soffre. A chi soffre e offre. E alla fine, sempre nella pagina del diario di questo giorno, 31 luglio 1964, Teresa dice che insieme a Padre Pio hanno pregato con queste parole, una bellissima preghiera che io vorrei che ognuno di noi la facesse propria, soprattutto chi è crocifisso sulla croce della sofferenza, fisica, spirituale. Gesù amabilissimo, ecco i tuoi servi arrivati al colmo della felicità, che ti adorano profondamente, dove tu te ne stai meno riverito e più abbandonato e desiderano amarti in tutti i luoghi della terra. Quindi, chiude così questa pagina del diario del 31 luglio del 1964, chiedo scusa, chiude con queste parole Teresa Musco. Quindi il monaco, facendomi un segno di croce sulla fronte, ha detto: soffri in pace. E lentamente si è allontanato. Gli anni a venire furono veramente degli anni di cruda, profonda e atroce sofferenza per Teresa, che spesso doveva lottare anche con questo scoraggiamento, questa mancanza di forze. E circa un mese dopo, il 31 agosto 1964, quindi esattamente un mese dopo, Teresa riflette appunto sul fatto che per lei la sofferenza è diventata un momento di godimento, era diventato un momento di dolcezza, come il dolce di ogni giorno, così come abbiamo letto qualche giorno fa sempre nel suo diario. Però aveva un dispiacere. Qual era questo dispiacere? Cioè, Padre Pio, non andandoci più, lei non poteva più ricevere Gesù. E questo era il dispiacere più grande che lei aveva, la sofferenza più grande che lei aveva. Ma verso mezzogiorno Padre Pio torna, quel 31 agosto del 1964. Padre Pio torna, le porta la comunione, le mostra le sue stimmate e poi scompare. Questo è in sintesi quello che è avvenuto il 31 agosto del 1964. Ma il racconto che Teresa Musco fa in maniera dettagliata è un racconto che secondo me può essere preso come testamento spirituale di questa donna che ha offerto e sofferto tutta la sua vita, anche se breve vita, di soli 33 anni, per la salvezza delle anime. Che cosa scrive nel suo diario? Lo leggiamo e ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.